Marco Travaglio, perché Di Battista non è più partito per l'India alla fine e fa bene Di Battista a dire che la regola dei due mandati non varrebbe in caso di elezioni anticipate? Ma sull'India magari lo farà fra qualche settimana. Adesso ha fatto un libro, fa un po' di promozione, mi pare normale. Per quanto riguarda la regola dei due mandati, credo che sia un'osservazione ragionevole. Se la legislatura dura 3, 4, 5 anni, è una legislatura completa. Se dura un anno, non può essere calcolata. Già è dubbio, se sia utile, secondo me lo è. Che un politico dopo 10 anni saluti, ma adesso onestamente che lo faccia dopo 6 anni è abbastanza improbabile, tanto più che questa regola era diventata uno strumento in mano a Salvini per ricattare il Movimento 5 Stelle. Voi state qua alle mie condizioni perché altrimenti i vostri parlamentari, che quasi tutti non verranno rieletti perché non potranno nemmeno ricandidarsi, faranno di tutto per tenere in piedi la legislatura alle mie condizioni. Secondo me, la mossa di Di Battista è esattamente nella direzione opposta rispetto a quella che diceva Corrado Formigli, perché Di Battista è l'unico 5 Stelle famoso che il secondo mandato non l'ha ancora fatto, mentre Di Maio è già al secondo mandato. Quindi Di Maio sarebbe il primo beneficiario della proposta di Battista. Tanto più che Di Maio è stato eletto sul blog, sulla piattaforma Rousseau, capo politico per 5 anni. Quindi, se non fosse rieleggibile alle prossime elezioni, resterebbe capo politico fuori dal Parlamento. Con la proposta di Battista, invece, potrebbe ricandidarsi Di Maio. Secondo me, Di Battista ha fatto un favore a Di Maio perché lo libererebbe dal ricatto di Salvini, libererebbe tutti i parlamentari dall'ossessione di tenere ferma la situazione così com'è alle condizioni di Salvini perché temono di perdere il posto e dà a Di Maio la possibilità di fare il capo politico dentro il Parlamento anche nell'eventuale prossima legislatura se dovesse cadere il governo adesso.